Buonasera a tutti e tutte, io sono Ilaria, benvenuti al nostro consueto incontro di genitori da favola. Questa sera il titolo appunto della serata è Ma i nostri figli sono davvero smart? Tecnologia e infanzia tra opportunità e rischio. Siamo nell'ambito del progetto Storia Cucita Mano e questa sera abbiamo con noi il nostro ospite Gregorio Ceccone, che è un esperto di media education e digital education, quindi tutto ciò che è tecnologico e infanzia. Gregorio è anche un formatore, un pedagogista, una persona che si occupa di sostegno alla genitorialità e ci porterà un po' di questioni calde attorno alla tecnologia, che è un tema caldo per molti genitori in questo momento soprattutto. Partirei proprio da questo, Gregorio, nel senso che per molto tempo è stata una parola che ricorreva, diciamo, negli incontri dedicati alla genitorialità, quella dei nativi digitali. Ma la mia domanda è proprio questa: i nostri figli sono davvero nativi digitali? Sanno naturalmente usare le tecnologie? Oppure anche in questo caso vanno accompagnati, vanno condotti, vanno aiutati? Sì, beh, innanzitutto grazie mille di avermi invitato. Buonasera a tutti, io sono Gregorio. Come rispondere a questa domanda? Come domanda di apertura è già una bella domanda densa. Innanzitutto, beh, la definizione di nativi digitali, insomma, nasceva da Prensky a metà degli anni 90 e ovviamente ha cambiato anche senso al giorno d'oggi. Cosa si intende per nativo digitale? Per nativo digitale al giorno d'oggi si intende, insomma, è una definizione che ancora è un po', come si può dire, c'è chi l'accetta, chi non l'accetta, ma fondamentalmente si intende i ragazzi che sono nati in questo periodo in cui il mondo digitale che li circonda ha subito un'accelerata veramente molto forte. Pensiamo anche semplicemente in questo periodo di pandemia, quanto, come dicevi, come accennavi tu, come in questo periodo il mondo digitale sia stata un'opportunità, se è stato un'ancora, se è stato un rifugio, tutto un insieme di cose. Possiamo definire ragazzi nativi digitali? Dal mio punto di vista è una definizione che ancora possiamo accettare, però questo essere nativi digitali non comporta il fatto di aver sviluppato delle competenze digitali. Anzi, una ricerca dell'OCSE del 2019 posiziona, per esempio, l'Italia al penultimo posto a livello delle competenze digitali possedute dai giovani, perché la competenza digitale non è prendere in mano lo smartphone, saperlo accendere e utilizzare quello che interessa, ma vuol dire sapere riconoscere di tutto il mondo digitale che noi utilizziamo, le sue potenzialità e i suoi rischi, che sembra la classica frase sentita e risentita, ma questo, per esempio, è una cosa che anch'io riscontro da bambini a ragazzi, a giovani adulti, che anche semplicemente il tema delle potenzialità non è riconosciuto. Questo non vuol dire essere degli hacker, dei super smanettone, vuol dire anche capire quali sono i benefit che ci possono dare effettivamente nella nostra vita personale, professionale e anche di studio quando parliamo dei nostri bambini. Perciò secondo me è assolutamente importante la figura dell'adulto di accompagnamento, di modello, di guida, a volte anche di controllo, come appunto quando pensiamo anche al periodo dell'infanzia, secondo me anche a dimensione del pericolo che ci può anche essere nella rete, ma fondamentalmente data che perché nella rete è popolata da miliardi di abitanti, pensiamo solamente a Facebook, ok, non è un social da ragazzi, sono altri, però per esempio Facebook sono 2 miliardi e 300 milioni gli utenti attualmente al giorno d'oggi iscritti. È palese, cioè se in Italia siamo in 60 milioni, ovviamente non ci fideremo di tutti. Perché in uno spazio digitale così ampio siamo molto più disposti a fidarci? Perché non conosciamo, perché non abbiamo la percezione di quello che si può essere. Perciò anche quello che mi sto dire, anche appunto nei confronti dell'infanzia, dei bambini più piccoli, anche una logica di controllo, perciò di tenerli anche lontani da certi pericoli e accompagnarli a quelle possibilità. Perciò per tornare un po' alla tua domanda, assolutamente sì, mi sto dire il ruolo dell'adulto e del genitore, ma non solo dell'adulto, è sicuramente fondamentale nell'accompagnare i ragazzi a sviluppare forme funzionali di cittadinanza attiva digitale. Grazie, ti sei focalizzato bene sulle competenze digitali, un po' tecniche, ma io ti vorrei chiedere quali sono, a tuo parere, le competenze
potremmo dire umane, sociali, relazionali, fondamentali che dovremmo alimentare nei nostri figli nel mondo online, perché nel mondo reale insegniamo ai nostri bambini a essere educati, a comportarsi, ecco, nello spazio e a essere socializzati con la realtà che ci circonda. E come dire, le nostre generazioni, la generazione adulta ha un background di quali dovrebbero essere le regole del vivere sociale. Invece ci troviamo a dover, la prima volta, inventarci delle regole su come stare nello spazio virtuale. In primis noi adulti non abbiamo. Quindi volevo un po' un tuo parere su quali competenze relazionali e sociali dobbiamo in particolare sostenere nei nostri bambini nello spazio virtuale. Allora, secondo me un primo appunto è considerare semplicemente che spesso i bambini, quando parliamo di spazi virtuali intesi come ambienti digitali che, come posso dire, che sono utilizzati anche da altre persone, cioè ad esempio dei social media, dei videogiochi e quant'altro, che alle volte proprio non hanno queste competenze di percepire qual è il rischio, di percepire quale può essere anche il pericolo, ok, che ci può essere. E in più gli manca quella competenza, come si può dire, di capire che dall'altra parte dello schermo c'è una persona. E questa è una cosa molto, molto importante da capire, che dall'altra parte dello schermo c'è una persona. E non è semplice, perché prevede proprio uno sforzo a livello anche empatico, come si può dire, e di capire che d'altra parte le persone che ci sono provano delle emozioni, che come si può dire, è un impegno forte, è un impegno importante. Scusi, posso chiederti un attimo una cosa tecnica, se non mi perdo? Posso chiedere se chi non parla può spegnere il microfono, altrimenti non riesco a capirmi. Sì, Romy, chiudi il microfono se ci senti. Grazie. Scusate. No, nessun problema, chiedo scusa io, ma perché sennò veramente mi confondo. Grazie mille, grazie. E, no, stavo dicendo appunto, a volte chiediamo a dei ragazzi, ai bambini, anche avere delle competenze di riconoscere chi c'è dall'altra parte dello schermo e capire che emozioni prova. Ma questo è molto difficile, cioè è molto difficile per un bambino che sta sviluppando queste capacità empatiche, queste capacità di immedesimarsi nell'altro, delle emozioni. Figuriamoci fare una proiezione così, capire che dall'altra parte dello schermo c'è una persona e che se io gli dico ti voglio bene, gli faccio provare un'emozione, ma anche se gli dico ti odio, gli faccio provare un'emozione. E questo, per esempio, io faccio attività di questo tipo anche già dalle elementari, con bambini delle elementari, man mano andando più in là, anche con medie, superiori, università, adulti e quant'altro. Ovviamente ognuno ha un proprio target, ognuno ha un proprio, come si può dire, anche tema di riferimento. Quando, per esempio, lavoro con le scuole primarie, il lavoro che facciamo è sulle emozioni, cioè è capire che quando comunico con qualcuno online sto comunicando con una persona. Perché tutto sembra un gioco, tutto sembra virtuale, tutto sembra digitale, ma questo è normale perché i bambini non hanno ancora sviluppato queste competenze che svilupperanno soprattutto nel periodo della preadolescenza e adolescenza. E questo, per esempio, io l'ho visto anche tanto ritornati a scuola in questo periodo di lockdown, un po' pandemia, in cui tanti ragazzi sono stati davanti a uno schermo per molto tempo, e una volta rientrati a scuola, io, per esempio, in questo periodo sono stato chiamato da diverse scuole per dei fatti di cyberbullismo che mi hanno abbastanza lasciato spiazzato. Ma soprattutto perché non c'era malizia nell'azione, cioè in entrambi i casi, in questo caso, due casi particolari mi vengono in mente, queste sono chiamate, non c'era malizia, ma mancava proprio la consapevolezza di quello che avevano fatto. Cioè, per loro l'insulto, l'insultarsi, il minacciare, poi anche il copiare minacce, modi di comportarsi ascoltati in altri social network, serie TV e quant'altro, per loro era tutto un gioco. Non era chiaro che c'era una persona che aveva sofferto moltissimo per quello che era successo. E il lavoro che infatti ho fatto in classe, diciamo, fortunatamente ho un bagaglio, insomma, da educatore abbastanza ampio, ha riguardato pochissimo l'educazione digitale e tanto l'educazione emotiva. Perciò, scusami, mi sono un po' perso nel sentiero. Tornando alla tua domanda, secondo me le competenze che sono anche digitali, possiamo mettere anche digitali, ma sono soprattutto competenze di tipo emotivo e relazionale che dobbiamo sviluppare con i nostri ragazzi, soprattutto prima di dare in mano uno strumento di questo tipo, in cui non è che interagisco. Come ci ricordiamo noi? Io magari penso, quando giocavo ai videogiochi, che sono sempre stato un po' un nerd, un appassionato,
alle scuole medie o alle elementari giocavo io al computer, cioè al massimo se mi arrabbiavo insultavo il computer, ma lui più di tanto il mio Commodore 64 non se la prendeva. Il giorno d'oggi se io insulto qualcuno che gioca con me, questa persona può avere una reazione, può essere arrabbiarsi, fregarsene, essere triste. Perciò questa è una cosa che è molto importante, capire che il web, la rete oggi fondamentalmente è una rete di persone, soprattutto una rete di relazioni. Quindi consapevolezza emotiva, senso di responsabilità, avere consapevolezza che le nostre azioni hanno un impatto sull'altro, anche online, anche se sembra appunto uno spazio tutto finto da un certo punto di vista, e schermato, ecco appunto. Bene, grazie. E invece volevo portarti su un altro tema, ovvero soprattutto per bambini piccoli, forse questo si vede, ma in realtà con tutte le età, vorrei chiederti come invece la nostra relazione con i device come adulti influenza il rapporto che invece i nostri figli hanno con questi device in termini di quanto ce lo chiedono e le situazioni in cui ce lo chiedono. Sì, allora, secondo me lo influenza moltissimo e anche, come posso dire, da diversi punti di vista e diverse età. Cioè, noi, per esempio, pensiamo che durante il periodo anche della primissima infanzia, cioè anche nei primi mesi, come noi utilizziamo i nostri device, può avere delle conseguenze sulla percezione del mondo dei nostri bambini. E faccio un esempio, un suggerimento che viene dato anche a genitori di bambini, per esempio, molto piccoli, e anche quello, anche nella fase proprio dell'allattamento, di tenere anche lo sguardo rivolto al proprio piccolo. Cioè, io ne parlo, questa è una cosa che mi tocca particolarmente da vicino, proprio un bambino molto piccolo, che ha 3 mesi e mezzo, quasi 4, e perciò ci rifletto anche molto su questa fase. Per esempio anche il fatto, vabbè, io ovviamente non allatto, ma se magari gli do il biberone, queste cose qua, però nel senso anche di tenere lo sguardo sul bambino e non su uno schermo è già una cosa molto importante, altrimenti anche, come si può dire, anche questa fase, anche se stanno sviluppando ovviamente tutto il loro modo di vedere il mondo, però cominceranno a vedere un mondo in cui lo sguardo dei genitori non è rivolto verso di me, ma è rivolto verso uno schermo. Perciò è molto importante capire che noi come modello siamo fondamentali già dai primi mesi della vita dei nostri bambini. Cioè il fatto che noi non abbiamo uno sguardo rivolto verso di loro, ma verso sempre un monitor, e mille monitor abbiamo in casa, televisione, tablet, perché poi non è solamente il telefonino. Questa è una cosa già molto molto importante, secondo me. E questo ovviamente è qualcosa che si porta poi man mano avanti con la crescita dei nostri ragazzi. Diceva il buon Roberto Gilardi, nostra conoscenza comune, che una frase che a me mi ha sempre molto colpito e me la sono sempre provata nel cuore, che diceva: guarda Gregorio, l'impatto educativo che puoi avere con i tuoi figli, con i ragazzi, è all'80%, diceva più o meno l'80%, fino agli 11 anni. Dagli 11 anni in poi, ovviamente, cioè, c'è ancora ovviamente un impatto educativo, ma in quel periodo lì tu li segni, cioè puoi avere un'influenza molto molto importante. Perché in realtà questo, e c'è anche in come noi utilizziamo i social, come utilizziamo il mondo digitale, come utilizziamo i vari dispositivi, e se decidiamo, per esempio, non so, che nei momenti conviviali non c'è il telefonino, non so, a pranzo, a cena, può sembrare la classica regoletta della nonna, ma in realtà è una cosa molto importante, cioè creare, secondo me, anche poi dei momenti in cui ai nostri ragazzi creiamo degli spazi e degli orari senza l'utilizzo dello smartphone, è una buona abitudine. Cioè secondo me anche il nostro agito educativo non si svolge in una singola azione, non è che faremo qualcosa che è colpo di scena risolve il problema, è un lavoro, un lento lavoro, soprattutto di creare buone abitudini, di creare abitudini sane. E a un certo punto nella vita dei nostri ragazzi è inevitabile, entrerà anche il dispositivo tecnologico, però anche in questo noi dobbiamo essere sempre un modello coerente. Faccio un esempio: se noi diciamo di utilizzare poco il cellulare, ma ci siamo sempre con il cellulare in mano, questo ovviamente è un esempio, come si può dire, è un cattivo esempio per i nostri ragazzi. Anche quello di cercare di fare delle anche altre attività, ma che l'altra attività non dovrebbe essere sempre guardare anche, per esempio, la televisione. Per esempio, sono alcuni ragazzi che mi dicono: sì, mia mamma mi sgrida tanto, o mio papà, insomma,
indipendentemente, fa, mi sgridano tanto perché gioco con i videogiochi e utilizzo lo smartphone, fa, però loro stanno guardando sempre la televisione e mi domandano, ma sarà meglio quello che faccio io invece che guardare quelle trasmissioni sciocche, utilizzo altre parole, ma dico queste trasmissioni sciocche. E io lì mi trovo anche un po' in difficoltà, mi viene a dirgli, perché, cioè, io, devo essere sincero, darei anche ragione alle volte ragazzi. Perciò questa è l'importanza di noi di essere modello, di essere esempio, perché soprattutto i ragazzi, più che ascoltare quello che dicono, ci guardano quando lo diciamo e come lo diciamo, quanto siamo coerenti in quello che facciamo. Poi ovviamente, diciamo, noi come genitori dobbiamo anche decidere quando introdurre questi dispositivi e avere un pensiero dietro a questa, come si può dire, introduzione del dispositivo. Per esempio, lo smartphone, l'ingresso dello smartphone nella vita di un ragazzo si è molto abbassato. Una volta era il regalo della cresima, adesso è il regalo della prima comunione. Perciò adesso capita spesso che abbiano in mano un dispositivo con una potenza inaudita e che permette di fare qualunque cosa a un'età molto, molto, cioè, molto, come posso dire, che sono molto piccoli ancora, cioè quello che dicevamo prima, non hanno ancora tutte quelle competenze a livello di riconoscimento delle situazioni che incontrano, del riconoscimento dell'altro, del riconoscimento delle emozioni, per poter utilizzare con efficacia questo strumento. Altra conseguenza, per esempio, che c'è anche nel dare uno strumento di questo tipo, che permette l'accesso a qualunque tipo di contenuto in età molto, molto bassa, per esempio è collegato anche con l'accesso alla pornografia. Per esempio io sto facendo sempre più attività anche di educazione sessuale, socioaffettiva sessuale, anche nelle classi quinte della scuola primaria, perché è un tema questo che sta emergendo sempre di più. Perciò, secondo me, da parte dell'adulto, cioè, adesso non entrando un po' in troppe strade, diciamo, quello di riflettere, di essere un buon modello, un buon esempio, e avere una progettualità, che non vuol dire essere degli educatori, ma decidere, ti do lo smartphone in un determinato momento della tua vita perché sei pronto, perché siamo anche pronti noi ad accompagnarti, siamo pronti anche noi a scoprire assieme quali possono essere le opportunità e le insidie di uno strumento di questo tipo. Perfetto, mi lancio proprio là per una domanda che mi capita spessissimo. Ok, io ho il mio progetto educativo e dico, secondo me sei pronto per avere lo smartphone, non lo so, in seconda o in terza media, perché ritengo che quell'età lì, tu abbia gli strumenti, forse cominci a servirti, eccetera. Però appunto, poniamo invece la situazione in cui io ho il mio progetto educativo, sono ferma e motivata in questa direzione, però tutti i compagnucci e le compagnucce di mio figlio a 10 anni invece hanno lo smartphone. Quindi come resisto alla pressione, diciamo, dei pari e, ecco, rispetto al mio modello educativo e come dire, posso pensare che mio figlio rimanga escluso da delle dinamiche amicali o venga preso in giro perché non ha il cellulare? Come reagisco a queste situazioni? Allora, secondo me è sicuramente molto difficile. Allora, innanzitutto una cosa che ci può venire in supporto è sapere quali sono anche le regole, i regolamenti. Anche in Italia il garante della privacy ha portato che l'accesso ai social media di qualunque tipo, partendo da WhatsApp, a TikTok, a Instagram, quello che vogliamo, è dai 14 anni in su. Perciò sapere che se noi decidiamo di dare uno strumento di questo tipo a un ragazzo che è sotto i 14 anni, decidiamo di trasgredire una regola. E perciò, diciamo, forse come supporto, se decidiamo di tenere fede a questa regola, è quello di dire, guarda, figlio caro, c'è una legge, possiamo vederle sul sito del garante della privacy, che sono i propri anche riferimenti, è collegato con questa legge. Però sappiamo che poi al ragazzo, cioè, se può interessare questa cosa, però fin lì, perché se poi tutti i suoi coetanei hanno lo smartphone o questa cosa, allora come giustificarli? Secondo me, ho proprio parlato ieri con un gruppo di genitori, abbiamo fatto la stessa domanda, e la risposta, lo so che può sembrare quasi una provocazione, la risposta è perché la nostra scelta è quella di darti il cellulare dopo, cioè nel senso, e oltre a dire semplicemente, l'agito, cioè semplicemente dire guarda questa è la nostra scelta, anche motivarla, cioè spiegandoli, facendo vedere tutte le cose che positive, anche negative che ci sono online.
perché diciamo questo gioco tra virgolette del lo fanno gli altri e allora dobbiamo farlo anche noi è un gioco un po' a perdere, perché io mi ricordo benissimo che quando ero alle scuole medie o anche alle elementari i miei su alcune cose avevano delle fisse a livello educativo che all'epoca non, come si può dire, non le tolleravo, non le capivo. Ma perché? Perché la mia famiglia aveva un impianto di valore, aveva un impianto di credenze, come si può dire, che loro giustificavano, portavano a me e io potevo accettare o non accettarle, però queste erano. E su alcune di queste sono, dopo anni, li ho ringraziati per le scelte e anche alcune privazioni che mi hanno fatto. Perciò secondo me è una parte importante cercare di condividere con i nostri ragazzi, però man mano poi hanno anche le capacità di comprendere anche le nostre scelte, portare il perché facciamo queste nostre scelte. Secondo me è una cosa anche intelligente, ovviamente non è poi tener duro fino a che ne so, arriviamo ai 14 anni, prima non ti faccio mai utilizzare nulla e poi bam, mai dentro, perché altrimenti la conseguenza quando una macchina che accelera sempre, tiro sempre il freno a mano, quando mollo la macchina parte e non la vedo più. Con questa metafora cosa voglio dire? Voglio dire che forse noi possiamo cercare, una volta che abbiamo deciso di dare, che ne so, il cellulare al nostro figlio a 14 anni, cercare di utilizzare l'anno e mezzo prima, precedentemente, per accompagnarlo all'utilizzo di questo strumento. Diceva per esempio anche Alberto Pellais, come ha un suggerimento molto interessante, parlando dello smartphone di famiglia. Che cos'è lo smartphone di famiglia? Io facevo questa proposta di questo smartphone magari un po' vecchiotto che non utilizziamo più, in cui però magari è connesso al wifi di casa, è connesso in qualche modo, e il ragazzo può, non so, decidere di utilizzarlo per utilizzare alcune app, alcuni strumenti, in cui impara a utilizzarlo. È uno strumento che lo utilizza in uno spazio in cui è visibile da tutta la famiglia, non è che se lo porta in camera e ne fa ciò che vuole, e anche noi impariamo con lui come utilizzare questo strumento. Perciò secondo me può essere anche un po' questo, cioè in questo caso dire al nostro ragazzo: guarda, noi abbiamo fatto questa scelta, ti spieghiamo perché abbiamo fatto questa scelta, non perché non ci fidiamo di te, non perché vogliamo usarti, vuoi parlare con i tuoi amici, vuoi comunicare, ci rendiamo conto, magari proponiamo delle alternative. Poi ripeto, possiamo trovarci che a un certo punto va di moda e tutti quanti utilizzano, non so, faccio un esempio, c'è stata la moda di TikTok, anzi no, c'è la moda di TikTok. Social network, secondo me, molto interessante, veramente molto molto interessante, ricco, ma come tutti i social network, non mi sento di suggerirlo a bambini molto piccoli, perché i contenuti che trovano, ma soprattutto gli altri utenti che incontrano, sono utenti di tutti i tipi. Però magari posso decidere con il cellulare mamma, il cellulare di papà, quando arriverai all'età che abbiamo definito assieme, un po' prima, di cominciare a utilizzarlo assieme. E secondo me è un altro suggerimento utile anche nella fase di accompagnamento, prima di dare qualunque strumento, social media, social network, così, ai nostri ragazzi, e cominciare a vedere quella parte un po' più noiosetta, che sono magari le impostazioni della privacy, le impostazioni della sicurezza, che queste sono presenti in tutti gli strumenti, ma nessuno li conosce perché raramente li utilizziamo, però è sicuramente molto molto utili, perché poi ci permettono anche di sviluppare quella competenza digitale. Una delle varie competenze digitali che si parla anche a livello europeo nel Digicomp è per esempio la competenza digitale sulla sicurezza e la privacy. Questa si sviluppa oltre che dire non ti faccio vedere il cellulare per la mia privacy, come a volte dicono i ragazzi, ma nel conoscere questi strumenti assieme. Perciò, facendo un po' una sintesi rispetto alla tua domanda, se un genitore mi chiede questa cosa, le risposte che mi sento di dare è di tenere duro, ok, motivare la propria scelta, cioè spiegare anche perché la nostra famiglia ha fatto questa scelta, e sappiamo com'è il mondo fuori, non è una novità e non lo facciamo per, come si può dire, non lo stiamo facendo per farti dispetto, e accompagnarlo, cioè dare anche loro, tra virgolette, un programma. Poi loro insisteranno di continuo, perché il loro lavoro di figli, cercare di farci cedere, e noi dobbiamo cercare di serenamente essere fermi nelle nostre posizioni. E questo anche se, e so che è brutto da dire, poi capita, per esempio, in un gruppo di genitori, in un comune qui vicino dove vivo io, per esempio, avevano fatto questa cosa, che era questo gruppo anche parrocchiale, che aveva praticamente deciso che se i figli ricevono anche il cellulare per la prima comunione, loro avrebbero praticamente tutto questo gruppo di genitori tenuto duro e gli avrebbero fatto avere in seconda e terza media, se non mi ricordo.
è stato, non è stato facile, però essere anche in rete, anche parlare con altri genitori è sicuramente una cosa che è stata utile. Invertire la tendenza, creare dei gruppi free dagli smartphone. Esattamente, esattamente. Questa è proprio una cosa che parlo anche in classe con i ragazzi, cioè che anche il concetto dei social network, le reti sociali, è un concetto che nella sociologia nasce a metà degli anni 60, cioè siamo noi le reti sociali, siamo noi i gruppi, il gruppo di amici, il gruppo classe, il gruppo genitori, cioè ritornare forse a riconoscere prima le dinamiche sociali nel mondo reale per poi poterle anche trasporre in quello virtuale. Grazie. L'hai solo accennato prima e volevo invece chiederti un piccolo approfondimento. Cosa facciamo se malauguratamente i nostri figli entrano in contatto con contenuti che non sono adeguati alla loro età, che sono violenti, che sono... Come conteniamo questa cosa che è successa? Come reagiamo? Come li accompagniamo anche? Sì, mi rendo conto, questo è un problema, cioè, faccio l'esempio dei contenuti pornografici, che è quello che sempre, sempre ai bambini succede più spesso. E il problema è che molto spesso non sono i bambini che, come si può dire, la pratica di avvicinamento a questo tipo di materiale spesso non nasce neanche dalla ricerca del ragazzo, o il sito malizioso che ti piazza un video pornografico e tu non te lo aspetti. In realtà, molti bambini riportano il fatto che qualcuno gliel'ha fatto vedere in corriera, qualcuno gliel'ha fatto vedere in spogliatoio, gliel'ha fatto vedere in gita, il fratello maggiore, la sorella maggiore, l'amica, l'amico, cioè che spesso è un'imposizione, no? Nel senso devi vedere questo filmato pornografico. E la loro prima reazione è di, come si può dire, non tanto rimanere scandalizzati, ma quello di non comprendere quello che hanno visto, perché non hanno, come si può dire, cioè non hanno competenze, non hanno anche costrutti mentali per capire quello che hanno visto. E questo all'inizio è proprio uno shock, cioè li scioccano e non riescono bene a comprendere quello che hanno visto. Il problema è che ormai come si può dire, tutto questo mondo della pornografia è veramente diffusissimo. Cioè, io devo essere sincero, in terza media, quando faccio i percorsi di affettività e sessualità, parlo tra maschi e tra ragazzi e ragazze, penso che, cioè, una stima che sto facendo su Spannometrica, ma che sopra l'80% qualcosa abbiano già visto tutti. Dico 80% per stare basso, che non voglio sbilanciarmi troppo in alto. E questo perché appunto è un medium così diffuso, è così troppo facile, così pieno il web, che è veramente molto facile imbattersi. Cosa possiamo fare? Secondo me, ecco, se vogliamo pensare in maniera, come si può dire, anche educativamente interessante rispetto al mondo della rete, sicuramente ci, tra virgolette, impone a noi genitori, a noi adulti, il fatto che dobbiamo parlare di educazione, per esempio, sessuale con i nostri ragazzi prima che lo faccia il web. Secondo me dovremmo cominciare già a introdurre il tema. Anche già dico in terza, in quarta elementare, poi ogni genitore ha la propria sensibilità, la propria dimestichezza, però dobbiamo capire che nel 2021 sperare che ce la salviamo e che ne parli qualcuno in maniera costruttiva, l'insegnante, l'educatore esterno, non possiamo delegare solamente a loro. Questo non vuol dire entrare anche in base alle sensibilità dei bambini, cioè chi è pronto precocemente, c'è chi è pronto un po' dopo. Ovviamente noi conosciamo nostro figlio e noi sappiamo che dobbiamo parlare, però dobbiamo dimostrarci disponibili e riuscire a mettere in un clima di serenità rispetto a quello che potrebbero incontrare, secondo me, preavvisandoli. Comunque la battutina, quando cominciano a fare anche elementari, qualcosa cominciano a sentire già nei primi anni, semplicemente mettersi lì a loro disposizione e dire: guarda, se succede che ti fanno vedere qualcosa che ti fa sentire a disagio, secondo me questa è una parola chiave molto importante, è il disagio, e vienicene a parlare, siamo a tua disposizione, non ti puniremo, non puniremo chi te l'ha fatto vedere, cioè cercheremo di affrontare e risolvere la situazione.
Perché questo cosa capita? Capita spessissimo che bambini e ragazzi vedono veramente di tutto e, ripeto, non serve andare nel deep web, il darknet, chissà quale anfratto della rete. Basta andare nelle home, cioè la prima pagina dei maggiori siti porno, e già da lì vedete quello che gira adesso per in maniera più mainstream come tipo di contenuti, e lì vi fate un'idea se questo contenuto può essere adatto per i vostri figli. Questo stessa cosa per il tipo di contenuti violento, cioè la rete propone molti contenuti di questo tipo, e non solo la rete, secondo me anche i canali, tipo le varie serie TV, i vari canali di streaming promuovono contenuti anche di questo tipo, e molto spesso i nostri ragazzi ne sono molto attratti, e questo non perché siano contenuti neanche ripugnanti, ma sono contenuti magari pensati per un pubblico adulto, ma molto spesso ne fruiscono ragazzi molto molto giovani e bambini, a volte anche bambini. Poi c'è anche il mondo dei videogiochi, c'è anche il tema dei videogiochi, e anche lì bisognerebbe stare molto attenti, perché anche il medio dei videogiochi forse è quello più sottovalutato, perché si pensa videogioco uguale giocattolo, perciò ci possono giocare tutti. Io incontro bambini anche al terzo, quarto elementare, per esempio, che giocano a videogiochi con il PEGI, che è l'indicazione sulla fascia età, che è più 18. E questo, per esempio, è, come posso dire, è tipo GTA 5, faccio esempio, che questo, cioè, tra virgolette, povero, perché povero non è per niente. Adesso il videogioco viene più citato in assoluto. Perché questo gioco viene citato così tanto? Perché è un gioco, tecnicamente, come videogioco, come struttura del videogioco, incredibile, eccelso. È un po' come un film di Pulp Fiction, scusate, di Quentin Tarantino, un film che si può dire a livello qualitativo, un videogioco a livello quantitativo, cinematografico, narrativo, eccelso, però pensato per un pubblico adulto, ma molto adulto. Io ci ho giocato alla bellezza di 35 anni, ecco perché sono ancora un po' appassionato ai videogiochi. Quando sono giocato ho detto: cavolo, alcuni contenuti sono veramente, veramente forti. E incontro bambini e bambine, perché adesso anche bambine di 8-9 anni che ci hanno giocato, e questo cosa si può dire? Vengono esposti a contenuti che loro non sono in grado di elaborare, possono trovare alcuni anche divertenti, buffi, non li capiscono. Questo ovviamente è un po' un problema. Perciò secondo me quello che dovremmo fare, poi scusami un po' divago, quello che dovremmo fare è far capire a loro che siamo a loro disposizione, che non vogliamo punirli o sanzionarli, ma vogliamo aiutarli a comprendere, perché sono cose che abbiamo visto anche noi, magari in altri formati, in altri medium, con altre modalità, ma abbiamo visto anche noi. Altrimenti veramente rischiamo che si isolino. Vi faccio un altro esempio che più che un contenuto è stato con un contatto. Una ragazzina in una scuola, una seconda media, che mi racconta di essere praticamente stata avvicinata da, non sapeva neanche bene da chi, ma da un maschio, sicuramente era un maschio, che l'aveva avvicinata tramite Instagram. E questo qua praticamente ha cominciato così a chiedergli l'amicizia, a chiedergli il contatto, lei gli ha dato, ha cominciato un po' a dialogare, fino a che la tematica è sempre andata sulla tematica sessuale. La ragazza, seconda media, sappiamo che le medie sono un periodo in cui gli ormoni fanno alcune ragazze fare diventare già delle giovani adulte, ancora delle bambine, questo ci soffrono moltissimo. Questa ragazza è una ragazza che sembrava quasi una giovane adulta, sebbene fosse molto molto giovane. Cosa ha fatto? Ha fatto una cosa tecnicamente più precisa e perfetta. Ha segnalato l'utente, come si può fare, l'ha bloccato e perciò l'ha eliminato. In più, cioè, quello che ci ha raccontato durante questo incontro, io mi sentivo poi così a disagio che ho proprio cancellato Instagram, non ne volevo sapere niente, per adesso non ne voglio sapere niente. E io però gli faccio: ma e poi? E lei mi guarda, fa e poi cosa? E poi cosa hai fatto? E poi niente, non ho più utilizzato Instagram, non ho più sentito questa persona. Faccio: ma non hai mai parlato con un adulto? E mi guarda, sorpresa, mi fa: ma sai che sei la prima persona adulta con cui ne parlo? E io gli ho chiesto, faccio: ma come mai? Fa prescindere dal fatto che non hai parlato con me, faccio: ma non hai parlato con i tuoi genitori? La risposta che mi ha dato lei è una di quelle che io cito spessissimo, perché ce l'ho proprio tatuata qua. La risposta che mi ha dato lei fa: perché io non voglio spaventare i miei genitori, faccio, perché se io gli dico questa cosa, loro si spaventano, fanno su un casotto tremendo e in più mi puniscono. Faccio, perciò, nel senso, già ho avuto questa cosa che è stata molto fastidiosa e mi ha messo a disagio. Sentirmi anche punita e sgridata, fa questo anche no. Cosa abbiamo fatto? Ovviamente non era un intervento scolastico, loro sapevano che se fossero emerse, perché era il patto collaborativo con la scuola e con la classe,
E poi ne abbiamo parlato con la mamma e la reazione è stata quella, si è spaventata tantissimo, si era arrabbiata. Poi ovviamente non abbiamo avuto la funzione di mediazione, ne abbiamo parlato prima, abbiamo spiegato che sua figlia era stata capace, competente e anche che aveva dimostrato una forte empatia verso la mamma e verso la paura che poteva avere. Però questa cos'è che ci insegna questo episodio? E poi già se la sono gestita al meglio possibile la situazione. Cos'è che ci insegna questo? Quello che ci insegna è che noi genitori dobbiamo cercare di mantenere una certa serenità anche verso quello che non conosciamo, che sia... Una volta era Instagram, adesso è TikTok, è diventato il social cattivo, il social dove ci sono tutti i pericoli. Perché? Perché non lo conosciamo. Io mi ricordo che quando parlavo all'inizio di WhatsApp, quando facevo io, è da un po' di anni facevo corsi di questo tipo, quando parlavo che WhatsApp era appena uscito, i genitori erano preoccupatissimi perché WhatsApp era lo strumento dove i figli si perdevano. Ancora adesso vediamo il pericolo di WhatsApp, però un po' meno. Perché? Perché tutti quanti noi lo utilizziamo. Perciò ecco questo, scusami, tornando un po' alla tua domanda, farci capire che se noi siamo lì per loro e ogni tanto parlare anche di quello che avviene nel digitale, però con serenità, a volte anche con un sorriso e non sempre facendoci vedere spaventati, arrabbiati, perché non sappiamo quello che stanno facendo dietro lo schermo. E mi sembra proprio un bel modo di chiudere la diretta, diciamo, che per lasciare spazio poi al gruppo chiuso di confronto, quest'idea di essere sempre disponibili per i nostri figli, apparire sempre come una porta aperta che si può varcare e si può superare per confrontarsi, per parlare, perché soprattutto su spazi che non condividiamo come quelli virtuali in cui c'è una dimensione personale è importante che sia sempre socchiusa questa porta perlomeno. Quindi intanto grazie Gregorio, salutiamo le persone che ci hanno seguito sulla diretta anche dandovi un'indicazione, cioè se volete ancora approfondire, fare delle domande e confrontarvi nella prossima ora con Gregorio, ci scrivete una mail a ilariazomer@sereno.org, serenoregis.org, così io posso eventualmente guardare se ci sono persone che vogliono ancora unirsi a noi. E così vi mando il link. Quindi grazie, ci vediamo fra 2 settimane, parleremo di autonomia e libertà dei bambini, che è un altro tema enorme. Grazie. Grazie mille. Buona serata. Grazie mille, buona serata.